Ciao mister, buonasera. Alessandro Danzico, Studio 100 TV. Lei sapeva già che la Virtus sarebbe stata una squadra sicuramente pericolosa, soprattutto in casa, però questo 3-0 è un risultato abbastanza netto, rotondo. Cosa non ha funzionato quest'oggi? Si fa un po' fatica a analizzare bene questa partita. È vero che il risultato è stato risultato pesante, ma non posso rimproverare nulla ai miei giocatori. Il primo tempo penso abbiamo buttato via un po' la gara in toto, avendo non so più di 5 palle nitide per far gol e prendendo gol su una ripartenza a tutto campo. Quindi mi dispiace, non è veramente semplice andare a giustificare una sconfitta del genere. Buonasera direttore, Danilo Maggio, Gazzetta dello Sport. Questa prestazione è arrivata dopo qualche gol individuale, in particolare della difesa. Comunque Virtus Pancrede ha creato tanto, Radio Stabia ha reagito, è stato sul pezzo, però c'è da sottolineare la differenza tra rendimento in casa della squadra e rendimento in trasferta. Sì, è vero. Ma ti vedo proprio numerico. Sì, no, è un dato di fatto. Questo sicuramente è una cosa che non riusciamo ancora a migliorare. Fuori casa non abbiamo un rendimento assolutamente positivo rispetto a quello che in casa facciamo. La difesa, l'ultima partita, aveva disputato una gran bella partita, il reparto difensivo. Oggi non è che si accusa i reparti, perché ripeto, abbiamo avuto tante diverse palle gol per rimettere in piedi la gara. Quindi le partite si analizzano in totale situazione. È un peccato, va preso atto, dato merito all'avversario, e noi dobbiamo rimboccarci le maniche perché ci sfugge una partita di mano dove potevamo essere... poteva essere un'altra gara. Buonasera direttore, sono Renato Rubino, il quotidiano di Puglia. Al di là delle assenze, avevate tante assenze importanti quest'oggi, la prestazione lei ha detto che c'è stata, effettivamente c'è stata, il portiere Francavilla ha effettuato importanti e decisive parate. Però adesso, conto dei risultati, cambia qualcosa nel vostro percorso? Cambia qualcosa. Noi dobbiamo, i risultati non si guardano adesso. Non è finito ora il campionato, certo, e non mi piace analizzare il girone o che cosa. Sicuramente qualcosina in più ci si aspettava. Abbiamo perso dei punti per strada, c'è stato il cambio del tecnico e quindi qualcosa per strada l'abbiamo perso. Potevamo avere una miglior posizione in classifica, questo sì. Dobbiamo guadagnare il terreno perso, non solo in casa, dovremmo essere abili a migliorare le prestazioni fuori casa, perché ripeto, oggi mi dà noia aver perso in questa maniera, perché la squadra ha disputato la sua partita e non è riuscita a rimetterla in piedi per quello che ha creato. Grazie.